Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di Lecco Channel e Lecco Channel News, un ben ritrovati a tutti voi per una nuova puntata di Blu Celesti Forever. Il Blu Celeste Forever di questa puntata è Manuel Sarao, che in questo momento è ai giardini, credo, con il suo cane a fare un giretto. Buongiorno Manuel. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tu sai, Manuel, che pur avendo giocato soltanto una mezza stagione, e non ci sono più le mezze stagioni di una volta, come si dice, sì, hai lasciato un grande ricordo e un grande rimpianto nel cuore dei tifosi bruceresti. Ti ricordi com'è stato il tuo arrivo a Lecco e che cosa poi ti ha lasciato, come l'hai vissuto quella mezza stagione? Ma diciamo che innanzitutto la mancanza è reciproca, perché anch'io solo avendo fatto 6 mesi un ricordo bellissimo, e forse il ricordo migliore fino adesso, sicuramente il ricordo migliore di una società, di una piazza stupenda. Mi ricordo quando sono arrivavo da un momento non felicissimo a Gozzano, 6 mesi non positivi, e quando sono arrivato, giustamente i tifosi dell'Est, che sono per la piazza che è, sono un po' esigenti, giustamente, dicevano: ma che abbiamo preso? Cioè, questo ha fatto 2 gol nel giro di andata. Poi però mi sono, diciamo, un po' messo giù, con la testa bassa, a lavorare, e alla fine qualche soddisfazione alla fine ce la siamo tolta tutti insieme. Sì, hai timbrato il cartellino in quella stagione lì 8 volte, ma poi ci sono stati dei pali, un sacco di assist, quindi è stata una grande stagione, secondo me. Sì, ma no, guarda, avevo iniziato come al solito giocando per la squadra, dando il mio contributo caratteriale, fisico, poi il gol arriva sempre se lavori e non molli mai, quindi a lungo sono arrivati anche i gol. E poi mi ricordo di un certo Davide Castagna sembra sai che c'è stato vedervi insieme, molti tifosi, molte persone pensavano che ci fosse anche addetti ai lavori, della incompatibilità, invece non è stato proprio così, è stato il contrario. Ma no, sì, certo, all'inizio magari delle cose devi provarle per far sì che vengano i risultati. Non è che la prima volta che metti una coppia in campo subito vanno d'accordo a livello calcistico. Poi è normale che se il mister ha creduto in noi, ci ha dato tempo, ci ha dato fiducia, e i risultati penso siano venuti fuori alla lunga. Certo. Ma al di là dell'aspetto così calcistico, questa avventura cosa ti ha lasciato dentro? Qual è la cosa che, così, quando pensi a Lecco, pensi a quei 6 mesi, la prima cosa che ti viene in mente cos'è? Ma ti dico la verità, l'adrenalina e il calore che ti lasciano i tifosi e quello stadio. Poi questo non è poco, perché poi la vita è fatta di momenti che si vivono quotidianamente, di momenti contingenti, ma è fatta anche di ricordi che lasciano degli strascichi, certo, importanti. Ti dico la verità, quando magari vado a giocare da qualche parte, perché ti dico la verità, adesso in C, cioè, molte volte scrivevo anche a Matteo dopo le partite, quando magari giochiamo contro delle belle piazze, pensavo a se ci fosse stato con Lecco oggi qua cosa sarebbe successo in tribuna. Ogni tanto mi per caricarmi, magari quando c'è poca gente in tribuna, mi cerco di mandare un po' dietro il tempo e pensare all'adrenalina che provavo quando entravo lì, in quello stadio lì. Va detto che tu, la tua carriera calcistica, dopo Lecco, va avanti in questo modo. Tu fai un contratto di diversi anni, credo, con il Carpi Calcio. E poi il Carpi però ti manda in prestito a Savona, in C. No. Sì.
Questa dall'acqua dolce all'acqua salata, com'è andata? Ma no, cioè è andata bene, anche perché abbiamo perso la semifinale per andare in Serie B, i playoff. E poi vabbè, a livello personale ho giocato un po' poco l'anno scorso perché avevo Virdis e Cesarini davanti e magari subentravo sempre, però per me è fondamentale giocare dall'inizio e prendere fiducia. Certo. Poi quest'anno i primi sei mesi abbiamo fatto una scelta di vita tra virgolette, perché la mia ragazza era incinta e volevo una soluzione vicino a casa, perché essendo incinta, se avesse avuto bisogno di qualcuno, certo, stando lontano non ci sarebbe stato nessuno. Allora è uscita la Giana e sei andato a Gorgonzola con la Giana Erminio, che però ricordiamo a chi non ha seguito questa cosa, ha giocato quasi tutto il tempo fino adesso, perlomeno a Monza. Ha giocato al Brianteo, sì. Poi è stata un'esperienza negativa sotto tutti i punti di vista e quindi ho tenuto duro fino a gennaio, poi ho trovato la soluzione migliore. Adesso sei a Lumezzane. Sì. E una cosa, Emanuele, ma il tuo contratto è del Lumezzane, cioè tu sei contratto, sì, sì. E quindi hai risolto, no, no, con la Carpi. Non sei, sì, più, non hai più niente a che vedere, no, col Carpi. No. E a Lumezzane però hai già fatto 5 partite, se non ero, segnando 3 gol. Sì, no, ma sono arrivato, mi sono trovato subito bene con la società, con i compagni, poi è una società, non so quanti giocatori sono usciti da qua. Sì, tantissimi. Quindi, soprattutto attaccanti, quindi è un motivo in più per... Tieni conto che credo che sia il presidente Cavagna, e poi sì. È un mio cliente, è uno dei gruppi più grossi della provincia di Brescia, quindi io ce l'ho cliente per il mio lavoro. Fratelli, credo. Sì. E poi è comunque è sempre stato, i Valgobbini hanno sempre avuto comunque una bella tradizione di, come fucina di talenti e di giocatori, ne sono usciti molti. Sì, soprattutto attaccanti, hanno sfornati, come si dice, tanti attaccanti, quindi è un motivo in più per... L'obiettivo cos'è? È la salvezza? Sì, l'obiettivo è la salvezza, anche perché adesso siamo... piena lotta per la salvezza, adesso abbiamo uno scontro diretto mercoledì tra virgolette, è un recupero di campionato. Allora, tornando invece alla tua permanenza con la maglia blu-celeste, tu citavi prima un tuo compagno di reparto che è Davide Castagna. Sì. Ma sembrerebbe in rampa di lancio per fare una carriera importante un giocatore che poi in quell'anno lì è stato così, è fatto diventare un terzino, un esterno basso. Vigna. Sì, parlo di Vignanelli, che sembra sia molto richiesto da diverse squadre di B, ma anche di A. Dani ha qualità grandissime, già quando giocava con noi se l'ha messo in mostra, ha fatto una grande annata anche lui, ma penso che abbia trovato l'allenatore giusto per lui, aveva bisogno di, essendo giovane, un po' di fase difensiva, mi ricordo che gli dicevano, poi non è che ne capisco tanto di calcio. Adesso penso che ho visto un paio di partite e è migliorato tantissimo. Sì, anch'io. Lui e credo. Difatti lo vedo anch'io. Lo vedo anch'io. L'ho visto spesso in partite in televisione e poi devo dire che è molto migliorato, ma anche dal punto di vista proprio della disciplina tattica. Certo, sì. E la tua vita adesso invece sul piano personale è una vita molto così soddisfacente, perché tu sei diventato papà di una bambina. Sì, 3 mesi. Sì, poi sei in giro con un altro componente della tua famiglia, che è questo alano di 2,5 metri. Sì, è questo cane senza muso. Questo cane senza muso è una bella cosa, sei felice dentro, sei tranquillo dentro. Ma no, sì, guarda, ho trovato la mia collocazione, la mia collocazione, la mia pace, quindi sono tranquillissimo così. Cosa ti aspetti, Manuel, dal tuo futuro? Tu sei un classe 1989, quindi sei ancora molto giovane, no?
Cosa ti aspetti dal tuo futuro dei prossimi anni? Cioè, qual è la cosa che ti piacerebbe ti capitasse? Ma guarda, mi sembra banale dirtelo, però sono ancora uno dei pochi magari che crede ancora nel calcio, quindi spero continuando a lavorare a testa bassa e penso che un giorno, se tu continui a lavorare, continui a crederci, qualcosa arrivi. Sì, questo è poco ma è sicuro, poi noi te lo auguriamo evidentemente di cuore. Hai ragione peraltro nel dire che il calcio di questi ultimi anni è veramente diventato un po' così la fotografia esatta di quello che avviene nella vita, cioè si fa molta fatica, si fa fatica soprattutto a livello economico. Ci sono già, poi tu adesso giochi in Serie C, lo sentite in giro, proprio nell'aria, ci sono già diverse società che hanno problemi ad iscriversi l'anno prossimo, ci sono società di Serie B che hanno problemi nel continuare la gestione, cioè diventa difficile. Sì, è un mondo così. Diciamo che il calcio di adesso, guarda il Parma, sta rappresentando un po' lo specchio un po' dell'Italia adesso. Sì, cioè, è uno specchio che rappresenta un'Italia negativa, un calcio negativo, quando resterebbe e rimane lo sport e il gioco più bello del mondo, no? Certo, no, bisognerebbe che chi ci sta intorno avesse lo stesso tipo di criterio, fosse bello anche lui come il gioco. Servirebbero delle leggi diverse. Certo. Delle leggi diverse per tutelare un po' i ragazzi che lo praticano, perché non in Serie C o anche in D, perché in Serie D comunque la vita è la stessa di uno che fa la Serie C. Assolutamente, cioè noi viviamo, Manuel, questo ibrido qui, consideriamola, viene considerata la Serie D una serie di dilettanti, poi sono tutti professionisti di fatto. Certo, e quindi quando anche le società tutti gli piace fare il professionista, devono tutelare i ragazzi in modo professionistico. Bisogna che da questo punto di vista ci sia una forma di salita di educazione sportiva, ma anche gestionale, molto importante, perché questo è un paese strano. Bisogna cambiare le regole, perché non esiste che i ragazzi non prendano soldi per 2 mesi o 3 mesi o 4 mesi o 5 mesi, perché se tu vai a lavorare in un negozio di abbigliamento, non prendi soldi per un mese, dopo un po' te ne vai a casa. Quindi, certo. Gli stipendi non sono quelli della Serie A, quindi i ragazzi vivono di questo e bisogna tutelarli. E poi va anche detto che c'è un aspetto formativo. Ti faccio un esempio: io mi sono rimasto ancorato a un calcio che non c'è più evidentemente, ma di tantissimi anni fa, quando per esempio molti giocatori che non erano delle stelle di prima grandezza, che però magari avevano fatto la Serie B o la Serie C, negli ultimi anni della loro carriera trovavano spessissimo società, tra le quali anche l'ECO, ma tantissime altre, in cui la dirigenza di quelle società gli diceva: guarda, se tu non vuoi fare niente nel calcio, io ti faccio andare, non dico nella classica banca, però ti posso trovare un posto di lavoro, ti posso trovare una professione. Questo è l'aspetto che è venuto a mancare, secondo me, è dovuto molto anche alla parte che hanno preponderante che hanno preso i procuratori, che spesso fanno così balenare delle situazioni, ma poi uno arriva alla fine della carriera e se non è stato bravo, e non è facile mettere via dei quattrini quando non se ne prendono tanti, no? Se non è stato bravo ad accumulare quelli che perdi e quelli che prendi. Certo, se non sei stato bravo ad accumularli, ma devi prenderne comunque tanti, allora poi ti trovi lì che con un pugno di mosche in mano, ma soprattutto non hai una visione di quello che può essere il futuro. Ma certo, guarda, ti dico la verità, io a 14 anni facevo 2 lavori, quindi giocavo in eccellenza, quindi un po' il mondo del lavoro ci sono passato, anche perché sono figlio di operai, quindi ogni giorno sento il mondo esterno qual è. È vero anche che uno che, non so, scende da una famiglia benestante, entra nel mondo del calcio, magari non conosce conosce solo il mondo del calcio, magari poi si trova a 30, 34, 35 anni e puoi diventare un disadattato, Sì, perché non sai cosa sta succedendo nel mondo. Poi magari la famiglia benestante non ha neanche bisogno, perché ormai ci sono conosciuti tanti ragazzi così. Quando finiscono vanno nell'azienda dei genitori, fortunatamente, e non hanno di questi problemi. Certo. Però adesso, mentre giochi, sì, anche a me ogni tanto mi viene il dubbio o il pensiero: quando smetto? Adesso tu hai ancora diversi anni davanti, e poi hai anche, sei uno che ha anche carattere, quindi avendo questa prerogativa mentale e proprio così di determinazione,
è chiaro che hai ancora diversi anni, è una cosa che ti si pone più avanti, però è un aspetto. Certo, no, però dico la verità, ci penso. È certo, è un aspetto ci che penso, non va trascurato. No, non va trascurato, perché poi dici, vabbè, tanto poi ci penso, ma gli anni passano e alla fine arrivi alla fine che non ci hai pensato e rimani un po' fregato. E poi comunque c'è sempre una chance nella vita, basta sapersela cercare. Speriamo poi che il contesto di vita nel quale tutti noi viviamo, che non è uno dei migliori allo stato attuale e che quindi rispecchia anche, viene rispecchiato anche nella parte calcistica, migliori. Di fatto basta sapere che conservare l'umiltà che per esempio ti appartiene vuol dire riuscire a capire le cose come sono ed apprezzare quello che si ha per quello che si ha, ma soprattutto a capire esattamente cosa potrà avvenire un domani e prepararsi a questo. Certo, guardi, innanzitutto quello che hai detto, apprezzare quello che si ha, perché io ti ripeto, sono figlio di operai e mio padre ha fatto muratore, mia madre lavora in hotel, adesso fortunatamente gradualmente è salito, dopo 20 anni sta facendo la governante, ma dopo 20 anni di lavoro e io ho vissuto un po' tutti i sacrifici dei miei genitori, quindi quando mi sono ritrovato a guadagnare gli stessi soldi che faceva loro per fare quello che ho sempre sognato, ho subito apprezzato e questo capito cosa poteva essere, qual era la mia fortuna. Guarda, di questa figurina tua, Blu Celeste, questa è la parte più bella, Manuel, che dimostra sempre la grandezza, ed ecco, ed è anche la ragione per la quale tu sei rimasto nel cuore, perché se anche queste cose non le dici, traspare in te questo aspetto, che è un aspetto molto legato alla realtà, alle cose serie, e quindi ad apprezzare la vita per quello che ti può dare. Quindi è fondamentale. Sì, certo, no? Perché guarda, tante volte ci soffermiamo su cose che sono troppo superficiali, poi quando ti fermi un attimo a pensare o ti fanno capire delle cose, ti rendi davvero conto di quanto sei fortunato, però non sempre ci pensi durante il giorno, certo. La verità, poi quando ti fermi un po' ci pensi. Bene, e la tua bambina come si chiama, Manuel? Jolie. Jolie. E invece il bambino peloso? Bomber si chiama lui. lui Bomber, almeno lui è dato il nome di Bomber. E adesso cosa fai? Abiti, mi hai detto, mi raccontavi che abiti a Brescia. Siamo a Brescia, sì. Siamo a Brescia, ti dico la verità, si sta benissimo qui. Sì, meglio. Anche sta proprio bene, anche nella società qua si sta proprio bene. Dai. Non solo salvarci e... Tu sai che Aleko sei sempre amato, so, ricordato e apprezzato. Penso che non so quando, io ultimamente avevo sentito anche il presidente per gli auguri di Natale, anche se non ci conosciamo bene. Non so quando, ma sicuramente ci rincontreremo. Assolutamente, la vita è fatta di cioè, arrivederci, mai di addii. Certo. Manuel, è stato un piacere averti qui con noi a Blu Celesti Forever. Tu sei uno di quelli che ha indossato la maglia dell'Eco anche se per poco tempo, ma hai lasciato un segno e abbiamo capito che questa maglia ha lasciato un segno dentro di te. Questo è importante. Certo. Grazie per il tuo tempo e per la tua pazienza. Per la stagione sportiva. Altrettanto a te, in bocca al lupo e che muoiono tutti i lupi di tutte le foreste. Speriamo. Ciao Manuel, grazie. Ciao, un abbraccio a te. Ciao. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti.